Bentrovati sulla terrazza di Varese Mese, da dove siamo in collegamento oggi con la Toscana, perché lì a causa del lockdown si è fermata Chiara Montanari, la prima italiana a capo di una spedizione, pensate, in Antartide, che si definisce Life Explorer, perché ci ha spiegato in fondo tutti noi esseri umani siamo esploratori della vita. Benvenuta e complimenti per la vista, perché se non sbaglio si intravede il mare che per chi abita in Lombardia in questi tempi è praticamente un sogno. Sì, ciao, siamo davanti al mare perché quando hanno chiuso Codogno io mi trovavo in Toscana, rientravo da un viaggio in India e quindi ho deciso di non tornare più a Milano e fermarmi qua e sono quindi privilegiata in questo momento in cui tutti siamo confinati. Sicuramente, come accennavi, la tua è una sorta di prigione dorata, però tu alle sfide estreme, quelle vere, sei davvero abituata e tra l'altro per alcune persone questo periodo di isolamento, anche di convivenza forzata con i familiari, in fondo una sfida estrema lo è. Quindi hai qualche consiglio? Ma la convivenza forzata è sicuramente una sfida. Diciamo che in questo momento magari di sfide estreme ce ne sono altre, penso alle persone che sono in realtà alle prese con l'emergenza e quindi di fatto noi che siamo a casa siamo dei privilegiati. Sicuramente vivere in situazioni confinate con tante persone come in Antartide non è, come dire, ideale, però in qualche modo si possono imparare anche molte cose. Per esempio io in Antartide ho alzato la mia soglia di tolleranza e quindi magari questo è un qualcosa che possiamo imparare anche noi. Questo sicuramente il nostro pensiero lo diciamo sempre, va ai medici, agli infermieri, a tutti coloro che sono in prima linea. In quel caso si tratta di gestione dello stress. Anche questo immagino tu lo sappia fare. Sì, allora la gestione dell'emergenza appunto è un qualcosa di molto complicato. In questo momento tante persone, per esempio, stanno parlando e raccontando cosa farebbero al posto loro. Capisco che siano tutti un po' agitati, gli animi, però è veramente molto complicato prendere delle decisioni in situazioni di incertezza. Quello che a me ha insegnato, per esempio, gestire una situazione di emergenza, tante situazioni di emergenza, che di fatto si possono navigare, non si possono certo gestire, è quello di aumentare il nostro livello di consapevolezza, cioè noi in realtà dimentichiamo che controlliamo molto poco della vita e quindi entrare nell'emergenza ci può aiutare a ritornare a questa consapevolezza. Questo è sicuramente un qualcosa che possiamo catturare da questa esperienza, quindi qualcosa di molto importante che poi ci possiamo portare nel mondo quando tornerà normale, spero al più presto. Ecco, ci sarà da gestire anche questo ritorno alla normalità, però, perché io penso per esempio all'attuale paura del contagio che potrebbe trasformarsi in paura dell'altro. Ma la paura dell'altro è sempre una cosa sciocca, secondo me. Sicuramente ci vuole tanto rispetto, magari un'occasione per noi per come dire, tornare a un maggior rispetto e una maggiore reciprocità, che forse nel mondo prima l'avevamo un po' persa, e quindi più un discorso di reciprocità che di paura. Dopodiché la gestione della normalità sarà comunque graduale, dovremo un po' superare delle piccole grandi fobie che si saranno sviluppate in questo momento, ma ho grande fiducia negli esseri umani, quindi alla fine riusciamo sempre a superare tutto, quindi accadrà che supereremo anche questa e magari coglieremo un'occasione per migliorarci. Ecco, tu al ritorno dell'Antartide so che sei stata chiamata anche come formatrice in diverse aziende, quindi anche dal punto di vista imprenditoriale, una sfida estrema come questa, che cosa ci può insegnare? La mia risposta è la consapevolezza, cioè fondamentalmente in Antartide ti accorgi dopo aver provato tutto, io ho fatto una grande formazione, training che vi potete immaginare, non solo di adattamento e addestramento agli ambienti estremi, ma anche una mia ricerca personale di strumenti per gestire non l'Antartide che non è gestibile, ma le spedizioni in questi ambienti estremi che ti sottopongono continuamente all'emergenza, continuamente all'imprevisto. E alla fine la mia conclusione è che il problema siamo noi, cioè il problema siamo noi che ci aspettiamo che la realtà sia esattamente come l'abbiamo pensata prima. Quindi il tema è un richiamo alla consapevolezza. Quindi l'emergenza, le sfide estreme ci insegnano tante cose su di noi e soprattutto ci possono anche far scoprire che siamo molto più ricchi di risorse di quelle che pensavamo di avere prima dell'emergenza. Quindi è una scoperta interiore molto importante.
insomma, siamo il problema, ma siamo anche un po' la soluzione, per fortuna. Con questa testimonianza io ti ringrazio. Ricordo che domani la nostra trasmissione va in onda un attimo prima del solito, alle 19:15, ma voi, se potete, accendete la televisione un attimo prima, perché parleremo del mercato immobiliare oltre la quarantena, quindi un argomento importante. Mentre l'intervista a Chiara Montanari potete trovarla sul nostro sito, dove potete leggerla anche e potete decidere anche eventualmente di consultarla via app, perché da questa settimana siamo un po' su tutti i vari nostri canali comunicativi. Io vi ringrazio come sempre per la cortese attenzione e vi ricordo che ce la faremo. Arrivederci.